due sera grazie. C'era un'altra sera con te? Cuore. Nel 1930 l'Italia vive in pieno regime fascista, il famoso ventennio nero. Dappertutto allora principiava a nascere in tutti la fissazione di diventare il rappresentante del popolo, di quell'impero che, dicevano, avrebbe comandato il mondo. Nella città gli schieramenti furono diversi da tutto il resto dell'Italia. Difatti si capì subito che per il particolare carattere della popolazione, mentre alcuni andavano dietro alla filosofia presuntuosa di quel fascismo, molti, la maggior parte, si erano schierati con coraggio con i più deboli e con chi non avrebbe voluto prepotenze e sopruzioni. Noi eravamo una famiglia numerosa, eravamo 5 figli, e che poi sono diventati 8 in seguito, ma comunque eravamo una famigliona, insomma. E se mio padre non lavorava, noi ci trovavamo parecchie difficoltà. La miseria si pativa sulla nostra pelle, insomma. E tutti i giorni, anche per mia madre, era un'avventura cercare di portarci il desinare e la cena. Cosa ricordo del mio quartiere? Ricordo tante cose. Una delle prime è fare il bagno nel fosso, in mezzo a una miscela. Era il nostro, diciamo, modo di trascorrere il tempo dei ragazzi, dei bambini, quello di fare il bagno nel fosso nella buona stagione o giocare su Viale Capella, a Guinea o a Trottola. Sono queste le cose della mia fanciullezza. Per me era uno spettacolo. Uno spettacolo vedere la gente che conoscevo e la gente che non conoscevo. In Venezia ce ne veniva poca, perché era un quartiere, direi, chiuso all'ingresso di persone che non vi abitassero. Ma comunque era un mondo variopinto, pittoresco. Gli uomini con la berretta e la giacca sulle spalle, oppure la sera quando ritornavano dal lavoro quelli che lavoravano al carbone, che avevano lavorato al carbone coperti di nero, che si tuffavano nel fosso, perché c'era il posto dove i calafati riparavano i navicelli, da dove si sembrava una spiaggia, e quindi ci si poteva bagnare senza tuffarci nel fosso. Quindi poi la gente che chiacchierava, era veramente le donne affacciate alle finestre a stendere o togliere i panni, che cantavano stornelli o canzoni. Era veramente un mondo che mi affascinava. Le porte delle botteghe sulle quali stazionava sempre un gruppetto di donne e le fiaschetterie, cioè le botteghe dove fuori stazionavano gli uomini, facchini del porto, navicellai, pescatori, che aspettavano il momento della chiamata al lavoro, il momento di prendere la barca e andare a pescare. Era uno spettacolo che mi affascinava, mi ha sempre affascinato. Vino, 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 tuo bicchiere a me. Vino.
nazisti li ho odiati subito, perché dalla prima volta che ho visto malmenare mio padre, un uomo che si difendeva come un leone ma non ce la faceva perché erano 6-7.